Beh, per esempio, una cosa che mi ha sempre spaventato, una cosa che mi ha sempre proprio terrorizzato sono gli stipitini delle porte. E la sua fragilità? Beh, la mia fragilità evidentemente sono i mignolini quando sbattono contro gli stipitini. Beh, lo avete capito, ospite questa mattina di 1 mattina è Sabina Guzzanti, che è attrice, imitatrice, sceneggiatrice, regista, autrice e da qualche giorno Disegnatrice di Intimo. anche scrittrice, che questo è il suo romanzo 2119, La disfatta dei Sapiens. Innanzitutto complimenti, 400 pagine di un romanzo, il primo romanzo, Esatto, giusto? pensa il secondo, quante pagine sarà? Vabbè, non è detto, magari il primo è super lungo, invece il secondo è. Però, insomma, questa è un'idea molto interessante. Se ne parlava prima con Marco Frittella. Un romanzo in cui tu immagini il mondo tra Anni. 100 anni. E com'è questo Un mondo? disastro. Beh, sì, è un romanzo distopico. Si dice che vuol dire Sì. distopico, è il contrario di utopico, e cioè va tutto male, che è un po' anche il modo in cui ormai ci si immagina il mondo. È difficile che qualcuno riesca a immaginarsi un futuro positivo da diversi decenni. Però adesso c'è anche un po' un'inversione di tendenza. La prima parte parte malissimo: catastrofi ambientali, pandemie, migrazioni, guerre, tutto quello che accadrà se non poniamo rimedio a una serie di piccole cose, Sei di piccoli questioni, accorgimenti, esatto, direi, eh? aggiustamento, ma poi finisce insomma in modo utopico, cioè insomma finisce bene, ma sì, all'inizio lo scenario è inquietante, disuguaglianze impressionanti, pochissimi ricchi che hanno tutto e una marea di migranti, tra cui anche noi, perché i migranti, se le cose continuano così, in futuro saranno anche gli europei, anche i nordamericani. Tra l'altro i giornalisti sono tutti dei robot, tranne gli Un unici che piccolo. ancora si oppongono e si ostinano a scrivere loro. Sì, c'è un gruppetto, sì, perché è diventato un mestiere da robot, quello del giornalista, come anche succederà, Lo è se già appunto non. per certi Eh aspetti. sì. Lo è Lo già è già per per certi. certi aspetti, mi fa piacere che lo abbiate notato anche voi, ma anche l'indirizzo politico alla tecnologia, cioè noi non discutiamo mai di che cosa vogliamo farci con la tecnologia, lasciamo che sia il libero mercato a scegliere, e quindi uno strumento che potrebbe renderci la vita molto più facile e felice potrebbe anche farci diventare schiavi, anzi è probabile che è quello che succederà. E invece un piccolo gruppo di giornalisti, attivisti, dissidenti combatte contro il pericolo che si venga cancellato completamente il libero arbitrio grazie a dei cattivoni, insomma, che stanno Insomma, progettando. un romanzo appassionante che sia io che Marco siamo molto Sì, io curiosi voglio di assolutamente leggerlo. leggere. E non ti chiedo come ti è venuta l'ispirazione, perché insomma capisco che il contesto abbia potuto suggerire, no, molte cose rispetto all'ispirazione di questo libro, però quando è che hai deciso e perché hai deciso di scrivere questo libro? Boh, non so se poi si decide, a un certo punto ci si trova, avevo questa idea, ci ho lavorato tanto tempo, poi ci lavoravo, la mollavo perché mi sembrava che non andasse da nessuna parte, poi ci ritornavo, poi a un certo punto ho provato a scrivere, dopo poche settimane che scrivevo è arrivato il lockdown, quindi sono rimasta chiusa a casa, è diventato anche una salvezza averci qualcosa da fare. E poi mi sono appassionata man mano che i problemi si risolvevano e cominciavano a venire fuori i personaggi, la trama, è stata un'esperienza molto divertente, devo dire. Senti, prima di vedere una clip che abbiamo su di te, ti volevo fare una domanda. Cioè, molti immaginano che le elite sempre più ricche e i popoli sempre più poveri finisca nel sangue, nel senso che prima o poi i popoli si arrabbiano e ammazzano i multi miliardari. Qui invece, fino a un certo punto, se non capisco male, vincono i miliardari, cioè i miliardari comandano su miliardi e miliardi di I schiavi. miliardari comandano, beh, infatti sì, certo, quando mai è accaduto, giusto, sì, nella rivoluzione russa, ecco, Beh, anche quella quella francese, francese, un po' di sì, non era teste. manco, sì, però insomma non è che normalmente appunto in un posto
poi, a parte gli scherzi, in una circostanza in cui la tecnologia diventa così pervasiva, oltretutto da controllare le nostre menti, già questo succede, nel senso che gli algoritmi, cominciamo a parlarne ora, ma sono fatti apposta per modificare il nostro comportamento in peggio e renderci dipendenti e quindi manipolabili. Quindi è già successo. Andando avanti nel tempo, hanno appena inventato un chip da mettere nel cervello, Elon Musk, l'hanno messo su un maiale per adesso, ma sì. È previsto che presto, per scopi, per carità, terapeutici da una parte, ma dall'altra non è che ci sono delle leggi che ti vietano a un certo punto di identificarti, non so, la pubblicità o qualsiasi altro tipo di manipolazione. È un argomento su cui nessuno ha mai riflettuto, non c'è... Se pensiamo appunto al fatto che su internet le grandi multinazionali sono libere di vendere i nostri dati a terzi, che chi l'ha mai stabilito semplicemente non è regolamentato, certo. Ma è ovvio che è una cosa ingiusta e pericolosa, e quindi di questi fattori di pericolo ce ne sono veramente tanti, ed è difficile ribellarsi quando non sei nemmeno in grado tu di giudicare, non hai l'attenzione, la consapevolezza. Non hai neanche gli strumenti per approfondire. Non hai gli strumenti. Quando una persona condizionata, come fa a capire che è condizionata, in effetti? E non c'è dubbio. Non c'è dubbio anche che la tua spiccata sensibilità per il racconto, anche per l'indagine, anche per, come dire, l'approfondimento, tu in qualche modo l'avevi già interpretata. Ti faccio vedere questa piccola clip su di te. Allora senti, Serena Landini, che cos'è secondo te la comicità? È, diciamo, una maschera dietro la quale nascondersi, oppure piuttosto un modo per ricevere magari quelle coccole che da piccola non hai avuto? Vabbè, questa è una domanda interessante, certo un argomento un po' complesso. Vabbè, così, ma basta mi dici due o tre scacce spiritose in due parole, Ma non so, per dirla come... Sì, per dirla alla Bergson... Potrei fare una citazione. La comicità è un mezzo che la società usa per eliminare i suoi rifiuti. Certo, tu in pratica stai dicendo che magari oggigiorno, con tutti i problemi che ci sono, la gente c'ha pure bisogno di farsi due risate, no? No, non ho detto questo. Pure avanzi, quindi 93. Avanzi, erano gli anni 90, insomma, questa era un genere che ci piaceva molto di televisione. In realtà la protesta, la denuncia sociale è un po' la costante della tua vita artistica, cioè nei vari aspetti della tua espressione artistica, attrice, adesso anche scrittrice, la protesta sociale è un po' la tua costante, con l'ironia, con la satira. Però alla fine, sì. Sempre la ricasco. Sì. E beh, vedi, non ci si può negare la propria natura. Ma che fine ha fatto la satira, Sabina? Appunto, anche che fine ha fatto proprio il senso critico, perché comunque viviamo in una situazione che è sempre più controllata alla fine, anche adesso siamo in televisione, quindi come possiamo parlare male? Però insomma, in televisione c'era molta più libertà, penso che chiunque la guardi se ne accorga, e c'è proprio una sensazione, cioè è cambiata proprio la funzione, nel senso che anche poi siamo sotto emergenza, chissà per quanto tempo resteremo sotto emergenza. Quando c'è un'emergenza, criticare sembra sempre di essere dei traditori della patria, e però prima c'è un motivo, poi c'è un altro. Alla fine appunto è il senso critico che ci viene a mancare. Senza il senso critico semplicemente non si fanno progressi. Come si fa a migliorare? Eppure qualcosa da migliorare mi pare che siamo tutti d'accordo che ci sia. Manca anche a me la televisione com'era, ma non è... E qual è il lavoro televisivo tra i tanti che tu hai fatto, cioè che tu hai amato di più, che ti ricordi con maggiore... Beh, sicuramente questi programmi come appunto Avanzi, Pippo Kennedy, anche la TV delle ragazze, era comunque molto interessante. Il fatto di lavorare in gruppo, che è una cosa che per esempio adesso si è persa quasi ovunque, non c'è più l'idea di potere, ognuno da solo cerca di produrre il più possibile, ma chiaramente il risultato è molto diverso, che se tu stai invece che avere lo scopo di produrre il più possibile, hai lo scopo di divertirti con delle persone con cui ci sono delle affinità, chiaramente cambia completamente quello che viene fuori. Senti, l'ultima domanda sul libro la posso fare, perché c'è questo personaggio. Ci piace molto il libro. Sì, ci piace molto il libro. E poi, allora insomma... me ne vado. No, sul serio, sì, ci piace molto il libro. No, e poi insomma, siamo qui per parlarne. No, c'è questo personaggio che tra i giornalisti
che non sono robot, che questa giovanissima redattrice che cura una rubrica sui gattini. Ora, a proposito dei social network, di internet, i gattini sono stati dei grandi protagonisti. E tu scrivi una cosa precisa però sui gattini. Sì, e internet. Perché sì, mi immagino che appunto in questo futuro i gatti sono sempre stati popolari da quando è nato il web, non sì, si capisce perché, perché i gattini sono sempre stati delle star del web. Tenerezza. Ma vabbè, ma non si capisce perché sì, allora i porcospita, tutti i cuccioli, anche i cani fanno tenerezza. Però il gatto ha qualcosa, insomma, per cui cioè, ci sono miliardi e miliardi di voci sui gatti nel web, ma da sempre. Quindi mi sono immaginata che nel futuro questa popolarità sia cresciuta in proporzione appunto alla libertà, che invece diminuisce inversamente proporzionale. Perché sono gli unici non governati da quel perché famoso algoritmo. Perché sono, sì, simboleggiano, sì, l'algoritmo non riesce a prevedere perché gli umani pubblicano foto di gatti, perché appunto foto, materiali vari, perché è un'attività che non è né produttiva né narcisistica, è un po' fuori da... insomma dagli schemi, e grazie ai gatti infatti riescono a passare anche dei contenuti che poi di libertà, che poi riusciranno a farsi strada. E quindi strada. I gattini ci salveranno. Ci salveranno i gatti. Contribuiranno. Ci salveranno i gatti. Bene, grazie davvero grazie a Sabina Guzzanti, è stato un vero piacere averti con noi, parlare del tuo libro. Eccolo qui. 2119, la disfatta dei Sapiens. Grazie davvero. Grazie a voi. E buon